Enjoy, signori, Rando qui con voi e quest'oggi siamo qui sulla Futurecraft. Siamo qui con il terzo episodio della Futurecraft, ragazzi, e come vedete non sono in caverna perché vi faccio vedere subito nell'inventario. Prima di registrare mi sono andato praticamente a prendermi un botto di legna perché mi serviva, infatti mi sono fatto quasi tre stack. Come vedete avevo anche, mi sono rimasti addirittura tutti gli alberi che qua era pieno, raga, qua era tutto pieno d'alberi. Li ho tirati giù, dovrei tirarne giù ancora qualcuno, ma per il momento va bene così. Quello che volevo fare, ragazzi, innanzitutto è buttare via sta carne marcia perché mi fa cagare a me la carne marcia. Poi c'ho un bordello guardate intanto quanto. Boom. Boom, due cuori e via così. Mi ero dimenticato di lasciare il waypoint, ragazzi, ma fortunatamente avevo lasciato il. So ritornare a casa praticamente perché vedo il latest death, che poi tra l'altro devo anche vedere come fare a toglierlo, poi vedremo. No problem, poi vedremo. Oh, eccolo finalmente il mio buco. Perfetto, ragazzi. Allora, per il momento a me conviene fare così. Allora, vediamo. Ok, waypoint. Casa di cacca. Ok. E facciamo don. Vediamo. Sì, che rosa brutto. Mamma mia. Vabbè, poi lo sostituisco. Non è un problema. Per il momento, ragazzi, io mi voglio accampare qua, come vi ho detto. Poi vi farò vedere cosa ho scavato. Guardate qua sotto che cavolo ho scavato. L'ho fatto semplicemente perché secondo me conviene fare così. E adesso datemi un attimo, vi sistemo anche l'inventario e vi spiego tutto. Ok, ragazzi, allora mi sono sistemato, come vedete, guardate un bel po' l'inventario. Mi sono sistemato un bel po' di roba. Come vedete, ho messo qua due chest. Quando poi mi trasferirò vi farò vedere come fare, ma adesso è tutto molto presto per parlarne. Ho messo le due chest dove sopra metto le cose, diciamo, quelle più importanti, tipo il tin, copper, ferro, tutte queste cose qua. E sotto invece queste cose tipo legno, cose che non servono meno, che poi parliamone quanto non ne quante ne servono meno. Poi mi sono messo a fare gli ultimi pezzi di ferro, ragazzi. Sembrava che ne avessi preso tanto, invece è già finito. Il ferro se ne va, una cosa impressionante. Devo andare per forza di cose a scavare. Poi una cosa che ho notato, ragazzi, come vedete, intanto sono pirla. Perché sono pirla? Perché devo prendermi gli stick. Semplicemente perché devo farmi ovviamente una pala. Perché devo farmi ovviamente un'ascia, nel senso, non è che mi serve per andare giù in miniera, però come vedete questa è praticamente finita, quindi l'andiamo a buttare. Poi io direi di usare il mio sistema di buttare la roba in questo modo, poi andiamo a richiudere. Vabbè, non me ne frega niente, mi sembra di aver buttato una cosa che mi serviva, ma in realtà non è così. Ci andiamo a buttare questa roba qua. E siamo pronti per riandare in caverna. Io direi di portarmi qualche altra torcia, giusto per. E poi vi faccio vedere come ho fatto. Ormai lo fanno tutti, ma io lo facevo ai tempi che furono. Già questo sistema, non c'è problema. Tanto abbiamo il coso inventory. Ok, via il coal. Così abbiamo i nostri attrezzi per poter andare giù a scavare. Quindi con calma, tac tac tac, ci teniamo sta roba, un po' di mangiare. E abbiamo fatto tutto così. Ragazzi, io off camera ho scavato un botto, infatti come avete visto ho questa roba, ho un po' di cobblestone, niente, niente di che, raga, perché ovviamente non è che ho scavato l'infinità, mi volevo far vedere che avevo trovato, anzi qua sarebbe da togliere, raga, questi, in modo che scendo più velocemente. Per il momento questa è la nostra sistemazione, ragazzi, siamo dei barboni, oh, l'osmium, raga, l'osmium, questo è troppo utile, è utile per la meccanism, che per il momento è un po' avanzata, e poi te ve l'ho detto, mi devo studiare la mod bene bene bene. Qualcosa in mente ho, ragazzi, mi sono visto anche dei video, vedrete che qualcosa di figo salterà fuori, dai, qualcosa ci inventiamo. Il nostro obiettivo è quindi riuscire a prendere roba molto molto preziosa. E al momento, ragazzi, a noi serve molto molto il ferro, il coal, la redstone, ce ne serve un'infinità. Quindi io sono arrivato a questo punto qua, vi faccio vedere, vedete c'è la lava, ho chiuso e ho deciso di andare per di qua, ragazzi, guardate cosa ho trovato. Redstone, la redstone, ma solo un cubo. Ah, ok, l'ho tenuta apposta per farvi vedere che la prendevo, appunto perché me ne serve tantissima. Intanto non rischiamo di andare giù di qua, non ci andiamo a ammazzare, non ci andiamo a chiudere come dei pirla. Ok, appena fatto. Richiudiamo così evitiamo lo spawn di qualche stronzo mob. Ok. Chiudiamo tutto. Io sono abituato, ragazzi, a fare i tunnel precisi. Quindi io sono andato avanti di qua, ragazzi. Qua c'è la lava, come vi fa vedere anche
vi sto facendo vedere. Allora ho fatto il giro e sto continuando a scavare. Ma cosa ho fatto? Ho trovato la lava, ovviamente. E allora ho deciso, cioè, scaviamo di qua. E guardate cosa ho trovato. Altra redstone. Altra redstone. Porca di quella vacca. Chiudiamo tutto qua. E poi, ragazzi, ho trovato dell'emerald. Raga, l'emerald. Questo è raro. Fondamentale, perché più avanti probabilmente ci servirà. Quindi abbiamo trovato anche lo smeraldo. E poi c'è il mio sistemuccio qua che uso io per scavare, che praticamente una volta arrivato al piano che mi interessa vado di qui e poi inizio a scavare saltando due. Scavo di qua, questa cosa qua la facevo già 2 anni fa quando avevo iniziato. Perché? Perché io posso vedere poi scavando ancora uno, due, no, di qua, di sì, posso, ragazzi, vedere praticamente cosa c'è sia di qua che di qua. Di qua e di qua. E poi ho deciso di far così perché recupero un bel po' di cobblestone, che comunque ci servirà tanto la cobblestone all'inizio. Poi ovviamente non ci servirà più, però per il momento sì. E così via. Quindi io scaverò profondamente verso di qua, terrò tutte le torce sempre a destra per sapere che poi per ritornare indietro le devo tornare a trovare per forza a sinistra, anche se in questo momento non servono più, semplicemente perché abbiamo i waypoint, come vedete, casa di cacca, la test death, che tra l'altro la test death lo devo togliere. E come si dice, che dire, ragazzi, io l'oro che non so cosa mi può servire, però è oro. E come si dice, ragazzi, io ho visto che c'è poco ferro, cioè, ma non poco ferro, probabilmente, come vedete dalla mappa, sono all'altezza 6. Altezza 6 sono veramente basso, quindi così in basso probabilmente non si trova l'oro. Però precisamente non so in questo pacchetto in quale altezza a quale altezza si può trovare l'oro, perché ho notato che per esempio il coal, guardate, c'è a qualsiasi altezza in quantità industriali. La cosa non è che ci dispiace, anzi, però un po' di ferro ci servirebbe molto di più, molto molto di più. Ora vi starete chiedendo: random, ma è un pacchetto moddato, sei alla terza puntata e iniziamo a usare le mod? Aspettate. Sì, avete ragione, ragazzi, dovremmo iniziare le mod. Però non abbiamo niente, non abbiamo materiali per iniziare le mod. Siccome so che preferite comunque, sì, che faccio i tagli, però non troppi, o che comunque scavo il mondo e vi trovate magari me con la chest strapiena di roba. Intanto guardate qua, che cercando, prendendo tutto questo qua, abbiamo trovato altra redstone. Come si dice, ragazzi, che io vi faccio trovare che ho le chest tutte piene quando poi non ho fatto neanche un minuto di scavamento con voi. Scavamento, fatemi passare questo aggettivo, questo verbo, fa niente, non è un problema, fatemi passare questa cosa, questo termine, diciamo, scavamento. Senza così, allora uno può dire: vabbè, random, ma così non è bello, ci tagli troppo. E allora io vi faccio vedere che scavo anche. Ovviamente, ragazzi, adesso io taglierò, però non è che faccio proprio tutto, solo tagli un altro smeraldo, raga, un altro smeraldo. E cosa, come dire, io adesso vado avanti ancora un bel po', ragazzi, finché magari non trovo lava, che mi devo fermare per forza, o trovo qualcosa di interessante tipo diamanti, magari diamanti, ragazzi, che avrei intenzione di iniziare a usare una mod, che al momento con quello che ho posso fare, che sarebbe la Tinker, per creare qualche oggetto o qualche tool magari al posto di questi picconi di ferro, per farli durare magari di più, che scavano di più. O lapislazzuli, molto interessante, devo fare i tagli ma non ne sto facendo, semplicemente perché sto trovando il mondo. Poi, tra l'altro, il piccone ormai è finito. Dai lapis, illuminiamo, dai lapis, non ce n'è altri, no. Ok, si è rotto il piccone, come vedete abbiamo il keeping bent, adesso non mi ricordo come si chiama la mod, però che ci fa ritornare il piccone e l'altro che avevamo fatto. Intanto io me ne ero fatti due, ma come vedete sono come il burro, sono di ferro ma sono come il burro, si rompono subito. Poi, tra l'altro, ragazzi, adesso ho fatto il taglio giustamente, ma quello che voglio farvi capire è che con questo sistema evitiamo rischi di morire, cadere chissà dove nella lava, o morire per mob o cose varie, semplicemente perché ovviamente noi, tenendo illuminato, non possono nascere e spawnare mob o comunque... Madonna, chiudi. Ecco, abbiamo sopra la lava. Copper. Ok, raga, guardate, siamo arrivati alla lava. Quindi da qua ci dobbiamo fermare. Intanto copper, prendiamo copper. Ci dobbiamo fermare. Semplicemente adesso, ragazzi, andremo avanti di due di qua.
ovviamente 1, 2, ok, andiamo avanti al terzo e ritorniamo indietro. Avete capito qual è la tecnica, ragazzi? Io poi al... Madonna. No! Porca di quella vacca. Ok, alto 3 no. Mi sa che alto 3 no. Siamo sotto a un bagno di lava. Guardate la lava che cola. Niente, qua non possiamo starci. Dobbiamo andare indietro di qua senza scavare in altezza di 1. Ok, scaviamo e torniamo indietro in modo tale, ragazzi, che poi quando noi ritorneremo indietro arriveremo fino al punto inizio e poi si riparte di là. E si continua in questo modo. Intanto qua lava di merda. Ok, ragazzi, ho rifatto tutto il tunnel di qua, non ho trovato niente di interessante, quindi andiamo avanti e proseguiamo di qui. Ferro, ragazzi, neanche l'ombra. Quindi io direi, anzi, a proposito di continuare a insistere a questa altezza, direi saliamo su un pochino, che ne so, adesso siamo al 13, andiamo su magari al 20, al 30, dai, al 30, e vediamo se all'altezza 30, ragazzi, riusciamo a trovare un cavolo di ferro, un po' di ferro, ragazzi, un po' di ferro. Intanto qua c'è l'alluminio. Ragazzi, questa serie praticamente la... Gli diamo una specie di obiettivo, dai, giusto per, non è che dico serve chissà che cosa. Arriveremo fino alla luna e lì si interromperà la serie. Poi se riusciremo, non lo so. Se poi vi piacerà la serie, continuerà, non lo so. Se poi vi interesserà questa cosa, io non lo so. Ma noi probabilmente alla fine sarà questo il nostro scopo, riuscire a arrivare sulla luna. Una volta arrivati sulla luna e pianteremo la nostra bandiera, perché sì, ragazzi, esiste la bandiera in la Galacticraft. Poi vi sto dicendo cose che tutti sanno, quelli che conoscono la mod, quelli che non la conoscono no. C'è il ferro, ragazzi, forse ho fatto la scelta giusta. L'unica cosa che sto notando è che è già finito il secondo piccone. È già finito il secondo piccone, io non capisco perché c'è così poco ferro. Anzi, ragazzi, forse ho sbagliato finora a scavare troppo in basso. Guardate che ce n'è. Meno male che l'ho trovato, raga, perché... Vediamo. Eh sì, non ce l'ho dietro. Poi devo risalire. Ok, no, ma comunque io spero che quando si trovano... Si trova appunto il ferro, si trova il nodo di ferro, si trovi tanto ferro. Ecco, intanto abbiamo finito il secondo piccone. Io direi, ragazzi, vado a farmene altri due, ok? Fatti gli altri due, altri tre picconi, riandiamo giù che dobbiamo trovare assolutamente ferro. Ragazzi, lo so che le prime puntate sono, diciamo, un po' così noiose. Anzi, a me piace farlo alto 3, porca vacca, perché secondo me è la cosa migliore fare alto 3 così, in questo modo. Lo so, ragazzi, che sono pallosi i video dove uno vede scavare, però se vi piace comunque o vi fa piacere la mia compagnia, tra virgolette, dovreste guardarlo lo stesso il video, aspettando e ricordandovi il culo che insieme ci siamo fatti, perché comunque guardate ferro, madonna, altezza 30 for the win, tanta roba, ragazzi. Ferro. Speriamo che i nodi siano grossi, in modo che troviamo un botto di ferro. Speriamo di trovare nodi grossi dove si trova un botto di ferro. Ok. Luce e andiamo avanti. Come si dice, è il culo che ci siamo fatti per poter poi dopo un giorno arrivare a dire: guardate adesso che cosa abbiamo creato, raga. Dal niente, perché noi con Minecraft, il bello di Minecraft è sempre comunque ricominciare. Perché? Perché si riparte, è sempre una nuova avventura, è sempre una cosa nuova. Si parte a minare a mano con un piccone di legno fino ad arrivare a avere picconazzi da paura, macchinari che ci scavano per noi, ci raccolgono il materiale, ci va a smistare nelle chest, piuttosto che andare a visitare altri pianeti in questo modpack, ragazzi. Tutto questo passa da questi momenti, quindi raga, guardate, copper. Senza questi momenti non potremmo mai e poi mai andare avanti su Minecraft. Ovviamente taglierò adesso appena finisco il video, continuerò a scavare come un pazzo per i fatti miei con voi, così almeno non è più giusto secondo me, però un bel po' me lo scaverò da solo, perché sennò ciao ragazzi, non finisco più, farò dei tunnel infiniti, immensi, che non si fermeranno mai.
E comunque ferro, raga, poco, poco, poco. Ditemi, ragazzi, a proposito, prima di salutarvi, ditemi nei commenti se per caso voi sapete qual è l'altezza ideale, non so se in questo modpack o in generale su Minecraft, per trovare ferro. Tanto ferro, 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 ragazzi, abbiamo bisogno di ferro, 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 ferro. Tantissimo ferro, tantissimo, tantissimo ferro. A parte che abbiamo bisogno di tantissimo di tutto in questo pacchetto, in questo... In Minecraft abbiamo sempre bisogno di tutto e tutto, perché infatti i pacchetti come questo sono bilanciati apposta perché serve tutto tanto, in modo che non è che ti serve giusto solo il ferro e punto e basta. E questo che cacchio è? What the fuck, ragazzi? Ragazzi, questo che cavolo è? Ma è merda questa qua. È merda, sì, è merda, un po' di cacca molle. Vabbè, comunque, ragazzi, ditemelo anche questo nei commenti se sapete cos'è, a cosa può servire questa roba qua, perché io so che esistono delle pozze di nere, che però sono quelle della galattica che l'ha fatta appunto, ma queste proprio non lo so. Perfetto, ragazzi, io continuerò a scavare anche off camera. Io vi ringrazio per la pazienza e per essere stati qua fino a questo punto. Vi invito a lasciarmi un commentino per dirmi ciò che volete, tutti i consigli che vi ho chiesto in questo video. Io a questo punto non vi dico più, penso che per questo episodio possa bastare da random, e la future craft è tutto. Enjoy, ragazzi.